E adesso parliamo della frattura del polso molto frequente soprattutto tra le donne dopo la menopausa. Quali sono le ragioni e come si interviene oggi? Esiste ancora l'ingessatura? Porto la moto da 35 anni, la prima caduta che ho fatto, primo giorno della moto nuova, son caduta e mi sono rotta il polso. Svitare un coperchio, tagliare il pane, gesti come questi diventano impossibili quando ci si rompe un polso. Questa frattura colpisce prevalentemente donne che hanno superato, diciamo, la sessantina di anni o comunque dopo la menopausa ed è la classica caduta a polsi estesi in avanti. Cadendo dalle scale sono scivolata da un pianerottolo mettendo le mani in avanti. Solo lo specialista è in grado di stabilire se si tratta di una distorsione o di vera frattura. Il paziente appena si frattura avverte un dolore molto intenso, quindi ha un'impotenza funzionale e poi si manifesta molto presto un gonfiore che è dovuto al versamento di sangue, all'ematoma che si sviluppa. Facendo poi la radiografia si vede l'interruzione dello scheletro a questo livello con lo spostamento dorsale di questo frammento epifisario e sul piano anteroposteriore anche qui si vede bene la lesione fratturativa. Fortunatamente oggi si può evitare l'ingessatura che oltre al fastidio può dare complicanze e ritardare la guarigione. Attualmente noi usiamo questi fili metallici che vengono introdotti al polso, attraversano la frattura e giungono fino al gomito. Questi fili poi nel punto in cui emergono dalla pelle vengono piegati a 90 gradi e solidarizzati a questa placchetta. I fili vengono rimossi nel giro di un mese, ma fin da subito il paziente è in grado di articolare il polso. La signora, ad esempio, ha avuto questo trattamento con i fili metallici e vedete qui i fori d'ingresso dei due fili. I fili sono stati rimossi da appena 10 giorni e ha una motilità praticamente completa. Tornerà sulla moto? Assolutamente sì, si cade di sella e si risale in sella, sia a cavallo che in moto.